Guardami. Sto parlando a te. Mi hai provato la sensazione di essere libero. Mi hai guardato il cielo e ho detto, vorrei volare. Hai mai sentito la brezza del mare accarezzarti la pelle? La bellezza racchiusa nel movimento libero di un abbraccio. Quanto è bella la sensazione di sentirsi grandi e poter decidere per tutto e tutti in qualsiasi momento. La nostra vita in fondo non è altro che il prodotto delle nostre scelte. Ma aprite gli occhi un attimo. Chi davvero in questa stanza è davvero così grande da poter decidere la sorte di questo paradiso terrestre? Fatevi avanti. Quale politico o entità mondiale è davvero in grado di dire ciò che è giusto o sbagliato? Pensate davvero tutti che il problema vero stia nella lattina gettata per terra? Quando ogni giorno, come in questo momento, qualche parte del mondo, questa meraviglia viene trivellata e ricoperta di cemento ogni singolo attimo. Certo, la lattina è un problema, è vero. Ma quanto siamo ipocriti tutti a lamentarci di una lattina gettata per terra, quando la nostra terra è stata stuprata per creare il telefono che tutti noi abbiamo in tasca. Possiamo permetterci di non farci andare bene la lattina per terra? Non far nulla per tante altre cose? Che bisogno abbiamo davvero noi di tutto questo? Che bisogno ha Milano di creare giardini artificiali sui muri delle case? Forse perché siamo arrivati al limite. Forse è arrivato il momento di smetterla di spassarsela a scapito di questo paradiso. Ma tutto questo fa comodo alle nostre tasche, perché siamo schiavi del denaro. Chiediamoci perché dopo tutte queste belle parole là fuori non cambierà niente. I media non dicono queste cose. I potenti della terra di questo non se ne preoccupano più di tanto. Beh, a te che puoi ma non fai, te che finanzi tutto ciò, immagina di essere legato, di essere ricoperto lentamente, giorno dopo giorno, da una colata di cemento, che lentamente per questo tu non possa più sentire la brezza del mare sulla pelle, tu non possa più guardare in alto e dire vorrei volare, che tu non possa più sentire il calore di un abbraccio, ne vale la pena vivere. Quindi apri gli occhi. Domattina svegliandoti ringrazia il cielo di aver ricevuto questo paradiso in regalo. Tu non sei un altro mondo nell'oceano. Tu hai il potere di cambiare il mondo. Dai lo stesso amore a questo mondo che daresti ai tuoi figli, ai tuoi genitori. Vento, aria, terra, acqua e fuoco. Prima di provenire dall'esterno sono parte di noi. La terra è una, è qua, sotto di te. Il tuo tempo su di essa è limitato. Certo, ma la scintilla che hai dentro, e quella non ha limiti, non ha confini. Mi vengono i brividi se provo ad immaginare tutte le nostre scintille unite con un unico obiettivo. Esci, fermati un secondo, ascolta il cinguettio degli uccellini, guarda dritto in faccia la vita che parte da sotto i tuoi piedi. Unica vera ragione per cui siamo qui ora è per dare e ricevere amore.